Sì, quell'occasione si è finita sul palo, è stato un peccato, ma ne abbiamo avute anche altre che magari potevamo sfruttare meglio. Questo è un segno che comunque abbiamo disputato un'ottima partita, ma anche, penso anche al secondo tempo, magari un po' meno pericolosi, ma siamo sempre stati in partita, abbiamo giocato alla grande. Si è rivisto il Pescara, si era già rivisto nell'ultima parte di campionato, il Pescara che piace ai tifosi, il Pescara del girone di andata. Sì, ma io penso che ci siano stati gli alti e bassi durante il campionato, ma il Pescara sia sempre stata una squadra ostica da affrontare. Infatti, la classifica poi al finale ha parlato chiaro. Ora però c'era da pensare solo alla partita di stasera e penso che sia stata interpretata nel migliore dei modi. Soprattutto con una pressione alta nella prima mezz'ora del primo tempo, tu hai fatto un lavoro un po' diverso dal solito, il classico numero 9 che apriva anche gli spazi soprattutto per Marras da destra. Era questo che ti aveva chiesto Pillon? Ma penso che comunque nelle mie caratteristiche c'è quello di muovermi molto come ho fatto nel primo tempo e infatti sono creati diversi spazi e abbiamo avuto anche diverse occasioni. A proposito di occasioni, hai colpito un palo, hai avuto un'altra occasione clamorosa con la parata di Silvestri, un po' di sfortuna questa sera Sì, anche. magari un po' sul palo penso un po' più di sfortuna, le altre un po' di imprecisione. L'ultima 50-50, un pizzico in più il Pescara perché ha due risultati su tre? Non possiamo fare assolutamente non possiamo fare questi calcoli perché c'è da Difficile giocare alla grande. gestire, difficile Esatto, gestire. c'è da dar tutto come abbiamo fatto stasera.